Le ritrovate cattoliche dintorni. Psicologi, pedagogisti e magistrati si sono ritrovati in Cattolica per analizzare il fenomeno mafioso in Lombardia. Vediamo insieme il servizio. Alfredo Marzocchi, quest'oggi la Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali ha organizzato una giornata molto particolare, intitolata Celebration of Mind. Di che cosa si tratta esattamente? Questa è una giornata dedicata agli enigmi, agli indovinelli, ai rompicapo, non necessariamente matematici, ma nei quali per arrivare alla soluzione non bisogna ragionare in modo convenzionale, ma bisogna ragionare in maniera non convenzionale. Qual è l'obiettivo di questa giornata? Far capire che la matematica è interessante, speriamo in questo modo di incrementare l'interesse verso questa disciplina che per noi è affascinante. L'Università Cattolica questa giornata in particolare non si rivolge solo ai suoi studenti ma anche a studenti del liceo? Target naturale è quello delle scuole superiori, così come per le gare di matematica e per le altre iniziative. Professor Maurizio Paolini, come è organizzata la giornata di oggi Celebration of Mind? È un'iniziativa internazionale ed è legata alla data 21 ottobre, perché il 21 ottobre è la data di nascita di Martin Gardner e tutta l'iniziativa si appoggia al modo con cui Martin Gardner faceva matematica. Chi interverrà in questa giornata oggi qui in Cattolica? Noi prevediamo parecchie installazioni interattive che permettono di mettere proprio le mani su oggetti divertenti e curiosi, rompicapi. Poi ci sono due conferenze pomeridiane, una sugli origami e una su tassellazioni iperboliche. Quindi il vostro contributo locale a questa giornata internazionale quale sarà? Ricordare la figura di Martin Gardner, però non facendo quello che ha fatto lui, ma lavorando sullo stile con cui lavorava lui. Giulia Bosio, tu sei una laureata presso la Facoltà di Scienze Matematiche qui in Università Cattolica, hai realizzato una tesi sulla tassellazione che ha molto a che vedere con la giornata di oggi. Perché? La giornata di oggi ha come tema i ricomprimenti del piano e dello spazio. Le tassellazioni sono proprio i ricomprimenti del piano. In che modo pensate di divertire i ragazzi quest'oggi? Con dei giochini molto divertenti di logica e non solo, e anche magari vedendo che la matematica non è poi tanto distante dall'arte. Il 21 ottobre si è tenuto in molte parti del mondo l'evento Celebration of Mind per ricordare Martin Gardner e soprattutto per celebrare lo spirito giocoso con cui lui si approcciava alla matematica. Anche la Facoltà di Matematica della Cattolica lo ha ricordato. Professor Luciano Caimi, oggi l'Università Cattolica, in particolare il Centro Studi per la Legalità, insieme ad ASAG ha organizzato un convegno su mafia e dintorni in Lombardia. Come mai la necessità di questa giornata? Questa iniziativa del Centro Studi insieme con l'Alta Scuola di Psicologia è uno degli elementi di novità di questo nostro convegno e sarà proprio l'intervento del Presidente della Commissione regionale della Lombardia antimafia, Cirelli. Ci porterà tutta una serie di dati molto importanti per aiutarci a capire la infiltrazione del fenomeno mafioso nelle nostre terre. Professoressa Gozzoli, qual è la collaborazione tra il Centro Studi per la Legalità ed ASAG? È un buon connubio che è già stato sperimentato lo scorso anno, sempre in merito a questo tema di rilevanza sociale. Il Centro Studi si occupa di temi legati alla legalità. ASAG è nata dentro la Facoltà di Psicologia e Centro Studi per la Legalità dal ramo pedagogico, quindi questo discorso di contaminazione nel senso buono delle discipline, aprendosi anche a sociologia e antropologia altre volte, credo che sia l'unico modo per affrontare, discutere e conoscere meglio dei fenomeni complessi come quello dell''ndrangheta. Qual è l'obiettivo di questa giornata? Sensibilizzare sempre di più a prendere coscienza di quei fenomeni che sono ancora sotterranei, di cui se ne parla ma in termini sempre più emozionali. Serve ricerca. Professor Giorgi, perché è importante conoscere il fenomeno mafioso? Conoscerla significa intanto capire cos'è, non è solo un'organizzazione criminale, ma è anche una struttura psichica, mentale, un'antropologia, e quindi è una forma di mafia particolarmente difficile da debellare. Conoscerla significa anche poter mettere in atto strumenti di intervento che possano intanto proteggere in prima battuta le vittime di mafia. Quindi l'intento di oggi è cominciare questo percorso di conoscimento per capire bene con chi abbiamo a che fare. L''ndrangheta come si muove nella nostra città e in che modo si potrebbe combattere? Si muove invisibilmente ovviamente, ma si muove parecchio. L''ndrangheta va dove ci sono i soldi, dove ci può essere potere e va a depauperare quel territorio. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole con Silvia Mazzetti. commovente. Siamo nel mare del nord. Durante una nuotata in cerca di arringhe, la gabbiana Kanga rimane intrappolata in un'enorme macchia di petrolio. Ormai morente, riesce solo a spiccare il volo ed accasciarsi sul balcone di Zorba, un gattone nero con una macchia bianca sul collo. Kanga deve deporre il suo uovo, ma prima farà promettere a Zorba di non mangiarlo, di prendersi cura del volatile una volta nata e soprattutto di insegnarle a volare. Zorba è piuttosto preoccupato ma anche incuriosito dal suo nuovo ruolo, e così riuscirà, con l'aiuto dei suoi amici felini e di un poeta, ad insegnare alla gabbianella fortunata a volare. Questa è Storia di una gabbianella e del gatto che le insegna a volare di Luis Sepulveda. Piccola cittadina di Spencer, ogni notte i lettori lasciavano i libri nella cassetta della restituzione. Ma un bel giorno qualcuno pensò di lasciarvi un gattino. Il giorno seguente la bibliotecaria Vicky lo trovò e lo chiamò Dewey. Dewey ben presto capì che il suo ruolo era molto importante. D'altra parte non è da tutti essere il gatto della biblioteca, e il suo ruolo diventò quello di aiutare i lettori e far tornare il sorriso ai bambini. Questo è Dewey, c'è un gatto in biblioteca di Vicky Myron e Brett Witter. Soccorso di nome Telly può finalmente godersi la sua meritata pensione nella cuccia di campagna. Ma la pace non dura molto, perché presto arriva Priscilla, una pollastra, in compagnia dei suoi due figli, Bubi e Pio Pio, e chiedono aiuto a Telly, perché inspiegabilmente Chicco e Stella sono scomparsi, gli altri due figli di Priscilla. Così per Telly non è assolutamente pensione e dovrà rimettersi subito alla ricerca del rapitore, con una nuova esilarante avventura. Questo è Grosso guaio nel pollaio di Doreen Cronin. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 12.05 e alle 20.05. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.